Ma ti sembra normale tirare gli schiaffi al cane? Ciccio, pensano che sei un barboncino, pensano. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ah, e mi hanno detto pure che se mi danno un morso non mi inti lamentare. Ma guarda sta bestia qua, guarda sta bestia. Guarda i morsi che mi danno, stupidi. Mi abbraccia pure. Ma mordami l'orecchio, stupido. Oh, fai il bravo che mi fai. Non dare gli schiaffi. Ma ti sembra normale dare gli schiaffi al cane? Sì! Sì che lo sembra normale, perché non è un barboncino! È un barboncino per la gente! Oh. 90 kg di cane e non mi sembra. E se ti dà un morso non ti lamentare. No, pezzi di merda. Si vede che non avete animali, si vede. Se voi non avete zero personalità per scrivere. No, non personalità, ma digli qualcosa, Ciccio. Digli qualcosa. Vuole che ti faccio le carezzine così, vogliono. Così. E quando giochiamo io e te? Eh? Quando giochiamo io e te? Eh? E si agita, e si agita! Se ti dà un morso, poi non ti lamentare. Bella figa, bella figa, bella figa! Bella figa! Comunque, io lo so, i cani grossi hanno bisogno di contatto. Ricordate, non sono un dog sitter o uno che addestra i cani, ma ho sempre avuto cani grossi e vi dico che il cane grosso ha bisogno di contatto, ok? Se no prendetevi i barboncini, stupidi.